Al Fioroni la Narnese guadagna un punto che vale la salvezza diretta. Evira che nel finale riprende una gara che sembrava ormai segnata dall'ennesima sconfitta. Al settimo Recriminale Ellera per un contatto al limite dell'area fra Bocci e Blasi. Niente da segnalare però per il fischietto di Perugia. 25 sul cronometro e la Narnese va a centimetri dal vantaggio. Corner perfetto di Defendi per Zar che incorna quella palla che sfila di pochissimo a lato. Grande imbucata di Colangelo per Quanda, ma al 37esimo il mancino del puntero rosso-blu viene però facilmente neutralizzato in tuffo da un attento Segoloni. A 3 dallo scadere del primo tempo è Bocci a cercare il gol, la sua conclusione dalla distanza è però del tutto fuori misura. Termina senza recupero la prima frazione di gioco, con le riprese e il montaggio di Roberto Ragni, e passiamo ai secondi 45. 5 minuti dall'inizio della ripresa quando Quandam allarga per Mora che restituisce il favore con un cross al bacio. Il colpo di testa del numero 9 ospite è però di poco alto. 4 minuti più tardi è Rossi a mancare l'appuntamento con il gol sul servizio dalla destra di Tempesta. Al 17esimo tenta la giocata personale del classe 2006 Manni. Il suo tiro esce però alto sopra la traversa. Passano 180 secondi e Tempesta apre benissimo su Boldrini che prova il piazzato. Il suo destro esce però debole fra le braccia di Rossi. Al 27esimo la Narnese si divora il gol del vantaggio, ripartenza 3 contro 1 diretta da Leonardi, che affronta tu per tu Segoloni calciando addosso all'estremo difensore di casa. 30esimo e Consogni abbatte Leonardi in aria dal dischetto Vaonesti che spiazza Segoloni per l'1-0 Narnese. Passano solo 60 secondi e pareggia l'Ellera, cross perfetto per Convito che di testa supera Rossi e pareggia i conti. Partita che si accende improvvisamente, al 35esimo Rossi, lanciata tu per tu con il portiere, prova lo scavetto con la palla che esce però di pochissimo sul fondo. Meno di un minuto e la Narnese conquista un altro penalty, fallo di De Palma su Mora. Pinzaia va dagli 11 metri, Segoloni intuisce ma non basta, è 2-1 Narnese. Nel primo minuto di recupero è provvidenziale Rossi ad impedire il gol del pari a Campelli. Sul ribaltamento Segoloni evita il gol del 3-1 a Mora, riparte il contropiede dell'Ellera e Indea di serve Convito per il più facile dei gol. Dopo 4 minuti di recupero termina la gara con questo pareggio, visto il pari del Città di Castello, la Narnese è ufficialmente salva. A parte la partita, oggi per me è un giorno particolare perché è l'ultimo anno che sono qui a Narni e ringrazio tantissimo la società che mi ha dato questa opportunità tanti anni, ringrazio tantissimo i miei ragazzi, ringrazio tantissimo i tifosi sempre straordinari con me e purtroppo anche le belle favole alla fine in un modo o in un altro finiscono. La mia è finita bene, ho passato anni straordinari e saluto e ringrazio la Narni Sportiva perché per me è stato un percorso lungo e bellissimo.